Guarda Gabri, oggi giochiamo a Minecraft, ma è controllato da un giocatore, cioè te. Ma come? Tu sei il giocatore che controllerà Minecraft oggi. Assolutamente sì. E tu dovrai cercare di mettermi tutti i bastoni fra le ruote, che peraltro io ho già preso il legno. Quindi, certo, lo farò. Ecco, bene, allora vai a cagare. Insomma, no, scherzo. Ovviamente tu puoi restare qua, Gabri, e parlare con me, però chiaramente non essere troppo invadente. Cioè, nel senso, dammi ci proverò un po' spazio all'inizio. Anche perché poi l'obiettivo finale è quello di fare un'armatura di ferro. Cioè, nel senso, io non è che posso completare Minecraft in 10 minuti. No, infatti, cioè, sarebbe impossibile. Infatti, adesso devo andare a prendere... A trovare prima di tutto una caverna, poi a prendere il ferro, ovviamente. E tu non lo farai. No, io, come ti permetti di dire che io non lo farò, scusami? Non lo devi fare. Perché dici che non lo devo fare? Parla più a bassa voce. Perché ti comando io, cioè comando io Minecraft. Parla più a bassa voce se ti dico di parlare più a bassa parlo voce. Parlo a bassa voce, adesso va bene. Ok, dai, più o meno va bene. Ok, qua dentro però non posso cadere, assolutamente no. No, volevo farti cadere. Se urli, mannaggia te, ti devo picchiare male. Su Minecraft. Ma come, non stavo urlando. Su Minecraft ti devo picchiare, non pensate... Allora, usa anche qualcos'altro, non lo so, usa tutte le cose che hai a disposizione, Gabri, sei in creativa. Cioè, avrai altre cose oltre ai pugni. Fare. E poi comunque ho bisogno anche del cibo, ragazzi. E stai un po' lontano, che non ti voglio più vedere. Puzzone schifosa, vai via! Ancora... No, sì, però... Sì. No, guarda, mi stai togliendo tutta la vita, ovviamente, Gabri. Se mi ammazzo, se mi ammazzi ti faccio fuori, lo sai, vero? Quindi... No. Ti sei addormentato, scusa. Ma come? Ma no, stavo... Cioè, non stavo facendo niente. Stai urlando. No, Gabri, fermati un attimo, allora non ci siamo capiti. Ma perché io... Allora, se io ti dico di parlare a bassa voce, poi tu urli. Perché urli? Ma io stavo parlando a bassa voce. E mi hai ucciso, ma sei normale? Ma io veramente, Gabri? Tieni. Grazie. Allora, ovviamente questa parte non va tagliata, perché adesso bisogna far vedere le le cavolate che fa Gabri ogni volta, in ogni video, che ogni volta deve far cavolate. O sto diventando più severo io, che può essere, ragazzi. Sì. Io mi aspetto sempre molto meglio, cioè insomma sempre di più dai video, ovviamente. Quindi magari sto diventando sempre più cattivo io e quindi automaticamente, insomma, ci siamo capiti, no? E diventa un po' brutto per tutti quanti. Eri tu, pensavo che stessi laggando il server. No, ero io. Gabri, stai urlando. Ma come? Stai urlando. Allora, così va bene? Così va bene, sì. Sono allontanato tipo 2 chilometri dal computer, però vabbè. Cioè, devi parlare a bassa voce, non è che... Cioè, se tu ti allontani, poi sembra che parli da... Non lo so, dal Burundi antiquariato. Ma come? Smettila, Santa Maria. È quello che devo fare. Ho capito. Darmi fastidio, però. Sei proprio come un... No, questo no. No. Sì, invece. Molto bello. Ho preso una golden apple. Invece adesso... Non vale. Sì che vale. Questa la metto via. Ok, dove vorresti metterla via? Tu dimmi un po'. No, c'era un'altra cassa e l'ho messa via. Stai urlando, Gabri, Stai urlando. Piccola interruzione tecnica. Dicevamo, prima che questo Gabri ci interrompesse con le sue stupidaggini antiquariate. Smettila. Dai, devo entrare però, non mi devi... Gabri, mi devi fare entrare. Allora, poi scusami, non si vede niente in questa caverna, quindi cosa c'entro a fare? Allora, faccio così. Ho le torce. Scherza, vattene via perché sei stupido e puzzi. No, faccio un minimo di aiuto. Cosa, in che modo? Grazie mille, ma scusa, non dovresti... Vabbè, un minimo di aiuto, cioè, se no non potresti neanche entrare, cioè... E in effetti, ragazzi, restate fino alla fine del video, io è inutile che ve lo dica, però... Immagino, io so che qua alcuni di voi si annoiano mentre scaviamo, ma è bello scavare, ragazzi, fidatevi di me. Poi dopo, guardatelo che mi ha scavato tutto. Poi comunque vale la pena sapere se riusciremo a distruggere questo Gabri oppure no. Ovviamente... Non ce la farai... Ah sì, non ce la farò. E chi lo dice che non ce la farò? Sono io che riuscirò. In che modo? Cioè, chi lo saprà mai. Cosa sto dicendo? Ma ragazzi, ma secondo me è deficiente idiozziamente. E ovviamente è inutile che ti dica che non puoi spaccarmi. Cioè, se io trovo il ferro non me lo puoi spaccare. Se no, vabbè, mi spacchi tutto il ferro, allora non va bene. Va bene. E poi comunque trova anche altre cose, mannaggia te. Non saprei cosa potrei fare. Trova cose, trova scorciatoi, non so, trova pozioni, che ce ne sono 1000, non lo so. Sì, le pozioni. Non lo so, glielo devo dire io, ragazzi, come si registra, vabbè, per forza, sennò chi glielo dice, poverino. Però,
Mannaggia. Vediamo te... questa pozione, che pozione è? No, non la vediamo adesso. Perché io sto cercando una caverna da mezz'ora. Dai. Ah no, allora devo mettere una pozione bella. Guardate, è uno stress, ragazzi. È uno stress antico. Che poi non vuol dire niente. Perché io in 10 secondi, cioè in 10 minuti. In 10 secondi. Dobbiamo finire. Mi hai dato lentezza. Gabri, toglimi immediatamente l'effetto di lentezza. Toglimelo! E lo sto facendo. Bene. Sarà meglio così, brutto puzzardo, che non sei altro. Hai capito? Poi, sì, sì, ho capito. Questo capito. Bioma fa schifo. Devo andare a prendere una caverna normale. Normale, non questa schifosa. Puzzarda. Mannaggia. Barbippo. Cosa vuol dire tutta sta roba? Che non lo so una io. Una caverna. Una. Io sto cercando una caverna, ragazzi. Una. E non c'è nemmeno niente. Zero di zero. Io chiamo la zia Zarbirba, quella là, guarda che poi ti fa fuori, Gabri, sai? Chiamo tua zia. Sì, sì. Eh sì, ti piace essere fatto fuori dalla zia? Non no, lo so. No. E allora, e poi scusa, tu devi rispondermi. No, sì, sì, io veramente... In ogni scusami, video... Scusami. Allora, parla però, parla. Io parlo. E non ripetere le stesse cose che ti dico. Cosa io. Dovrei dire? Dimmi frasi che pensi tu. Oh, bravo, molto bravo che mi hai dato la night vision. Sei stato molto intelligente. Anche se non dovrei, perché cioè non dovrei aiutarti. No, vabbè, ma te l'avrei chiesta io e l'avresti dovuto fare comunque. Io comunque ti sto avvertendo che sto andando in giro da mezz'ora. Adesso c'è la notte, potrei fare qualcosa in no, più. No, fermati un attimo, non fai niente perché non è possibile. Gabri, ho detto non fai niente, un attimo perché... È troppo tardi. Io qua non sto trovando niente, sono... siamo ormai ai 7 minuti quasi e quindi adesso tu mi aiuti a trovare una caverna. Mi tipi una caverna, forza! Va bene. Non lo so, ne trovo una, però non saprei dove andare. Muovi il sedere! Va bene, vado. Ok, vedete com'è semplice comunque scacciarlo fuori dalle palle. Cioè, è una cosa molto bella da fare. Ovviamente, ragazzi, insomma, qualche parolaccia, che poi non è nemmeno una parolaccia, le palle, intendo... Questa va bene. Cioè, ti... Gabri. Ma tu cos'hai in testa? Vabbè, ti teletrasporto dove non c'è la lava, qua. Gabri. Allora, Gabri, se... ma non hai perso niente, se tanto. Mannaggia. Mi stai facendo perdere tempo inutilmente. Per colpa tua e per la tua stupidaggine. Meno male che hai messo il Keep Inventory. Se no era la fine per te. Guarda, io non avevo visto che non avevi messo il Keep Inventory. Ma se invece non lo mettevi, era veramente proprio... era finita per te. Io urlavo come una scrofa mannara. Hai capito? Oppure sì, però io ti dovevo ostacolare. Estacolare, sì, è diventato spagnolo intanto. Io ti estacolo. Estacolos. Io parlo in spagnolo. Scusate, signori spagnoli che mi sentite. So che è una brutta cosa da sentire. Però forse volete sentirmi parlare in English. Hello, I'm speaking in English. So you don't have to be rude like that. So, perché so... Cosa sto dicendo, ragazzi? Infatti. Secondo me sono impazzito. Secondo me mi vanno dati psicofarmaci immediatamente. Prima che mi prenda un collasso, no? Statene via. Mannaggia te. Gabri. Adesso sei caduto da solo. No, sei stato tu che mi hai messo la cosa. Non hai la vela d'oro. Sì, in effetti ce l'ho. In effetti sei stato molto genialmente intelligente da dirmi di prendere la mela d'oro. E non mi uccidi, grazie, perché... No, non ti ucciderei mai. Già mi hai ucciso una volta, quindi... Comunque il mondo da Gabri è proprio una brutta cosa. Cioè, io non lo auguro assolutamente a nessuno. Gabri, non puoi... Cioè, io sto prendendo il ferro. Quando io prendo il ferro non puoi fare queste cose, perché... È brutto dopo, capisci? Ragazzi, sì. Ci siamo... Sì, è brutto dopo. Se io faccio così, poi magari muoio. Speriamo di non morire, però. Gabri, evita, grazie, per favore. Grazie, vattene, te ne vai via. Io veramente... No, io devo ostacolare io. Non posso andarmene via. Vabbè, se non puoi... È vero che non puoi andartene, però... Comunque, ragazzi, mi sa che proprio non ce la facciamo, a completare l'armatura in ferro. Cioè, io ho pensato che potremmo farcela, ma... Meglio così, avrò vinto io, quindi. No, tu hai perso in ogni caso, perché sei stato deficiente e sei stato pure, come al solito, dopo tutto. E se... Smettila, non puoi fare questa cosa. Ok, perfetto. E poi, comunque, se volessi, adesso vado in creativa e vinco comunque, quindi fai... Ma no, non vale. Scusami? Cos'è che hai detto? No, ripeti niente, un attimo. Niente. E poi scusa, quando io ti dico di ripetere, devi ripetere, Gabri.
Devi ripetere quando ti dico di ripetere, ok? Perché se parlo con uno, si presuppone che quell'uno mi risponda, Gabri, o no? Sì, sì. Gabri, se tu mi rispondi con sì, sì, però poi dopo mi fai incazzare. Gabri! Guarda che mi sto arrabbiando, Gabri. No, non ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno e come? Perché lo stai... o lo stai facendo apposta. Concentrati sul parlare invece di concentrarti su altre cose deficiente. Concentrati bene, sul parlare. Va smettila. Bene, va bene. No, io veramente, ragazzi, cioè, in ogni video devo dirgli le stesse cose. Poi dove sei andato? Ti sei andato a dormire con la zia Giannina? No, ah, cioè, scusami, adesso forza, mi racconti una storia, prego. Io non saprei cosa raccontare. Allora, racconti di quando ti era successa quella cosa, se tu sai, no? Di cosa stai parlando? No, non lo so. Adesso lo sai perché ti dico io che lo sai. O no? Mannaggia, te che mi mette i creeper dietro. Cioè, come ti permetti di mettermi i creeper? Ma chi ti credi di essere? Cioè, io boh. No, comunque ragazzi, ho preso... Allora, se io prendessi anche tutto il ferro, comunque, secondo me, vale, no? Cioè, nel senso, anche se l'armatura non l'ho fatta, però potrei farmela, quindi praticamente vale. Quindi io adesso non stoppo il video finché non prendo tutto il ferro. Guardate che manca pochissimo, manca letteralmente 24, sono a 24. Gabri, mi dispiace, è finito. No. E ho vinto io, ciao, oddio mio. Lasciate però i zombie. Iscrivetevi al canale e userò questa... Ah! Schifoso, dai, ti odio male. Vabbè. Comunque, ragazzi, iscrivetevi al canale, ovviamente, lasciate like, tutte le cose belle che dicono youtuber, che le devo dire anch'io, se no, che caspita di youtuber sono, se no, ovviamente, scrivete un commento su che video vorreste vedere, se vi piace questa serie nuova, e poi, soprattutto, ragazzi, mettete questa classica emoji che vi dico sempre, che se la volete mettere, per dirmi che non avete voglia di scrivere, così mi fate capire che non avete voglia di scrivere, e quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi! Ciao!